Eccoci qui in diretta, Radio C1 Liscio Video Mix. Come vedete abbiamo al mio fianco un amico di Radio C1, lui è Camillo Masciarelli ed è a sua volta una persona che ha trasformato, come dire, un hobby, una passione, quella la passione in particolare per una grande orchestra Castellina Pasi, Sicuramente. ha trasformato questa passione un po' in un'attività, in una sorta di lavoro, ma un hobby, come dicevi tu. Un Insomma, hobby, sì, tu sei certamente. una persona, tu sei colui che si occupa di questa zona Sì. per quanto riguarda i concerti, le serate dell'orchestra Castellina Pasi, quindi Esatto. immagino che tu li conosca molto bene, addirittura, insomma, da tanto tempo. Tu prima li ammiravi come musicisti, Esatto. anche tu suoni in fisarmonica, vero? Dicevi. Sì, all'epoca, diciamo dal 78 all'85, Dal no? 78 già suonavi? Sì, perché la storia è lunga, con Castellina. Dal 78 tu pensa che facevo scuola di musica, ho sentito in radio, RGA, Radio Moulin Rouge, da quell'epoca, e sentivo questi brani belli. E non sapevi di chi Mi era. piaceva assai, mi piaceva Ah. assai. Dopo sentendo, una volta mi ci sono messo, ho sentito questo Castellina Pasi. Castellina Pasi, cavolo, sta donna, ho detto fa. Questa Castellina, ma chi è questa Sì, qua? fa Sta chi è proprio questa Castellina? queste belle suonate così armoniche, belle, così proprio. E niente, allora le ho detto al maestro io, ho detto, ma si possono avere degli spartiti, qualcosa da fare? Sai, all'epoca non è come adesso che si scaricano. E lui mi ha mandato questi spartiti, ma hanno spartiti da Ma venire da fare un po' questa castellina. è vero, perché dopo molte persone pensano, prima di conoscerli Sì, ovviamente, quelli sì. che non sono proprio appassionati del liscio, pensano che Castellina Pasi sia il nome e il cognome di una persona, no? Esatto, Di sì, una perché donna. così Quindi io così hai all'inizio Castellina pensato. Pasi, detto una donna con un cognome non Castellina Pasi. Dopo, approfondendo la cosa, facendo scuola di musica, diciamo, mi hanno spiegato che questa Castellina era un cognome di, anzi, neanche il cognome, era un È lo soprannome. pseudonimo, sì, Un il soprannome. soprannome di un grande maestro Perché che si chiama Roberto Girardi Roberto. era il maestro di Sì, Castellina, arte in Castellina. arte Castellina. Ecco, E e poi quindi. l'altro maestro Pasi, Pase, il suo cognome. Due grandi maestri che non ci sono più, non ci purtroppo, da sono, tanto purtroppo tempo. non ci sono più e ci rimane solo nei nostri cuori, basta. Adesso. È bello però che c'è sempre qualcuno che in quell'orchestra raccoglie il testimone e lo porta Sì, ma avanti. sempre perché la musica col cuore. Certo, è vero, è E vero. quindi Castellina è così, la musica con il cuore. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo nel lontano 85, che suonavo fisarmonico, quindi avevo anche degli amici, il Motel Eden a Castelnuovo Romano. Ho Sì. avuto la fortuna di conoscerlo. È È stata una una bella bella esperienza, insomma. esperienza. C'era la Irene e tutti gli altri componenti che c'erano. Bellissimo. E quindi l'ho sempre seguito. Adesso, diciamo, ci sto Adesso è un rapporto un po' più alla pari, più alla parte diretto alla diretto, pari, sì. perché tu ti occupi proprio di farli suonare da queste Sì, beh, parti, sei diciamo, li faccio la gente, li la gente in faccio. questa zona. Esatto, Tu solo sì. Abruzzo oppure anche fuori? Ma Abruzzo, Abruzzo sei solo perché, Abruzzo. ecco, tornando al discorso di prima, è sempre un hobby. Sì, è un Quindi mi hobby, certo. piace, un hobby, Chiaramente. non mi sposto Beh no, più immagino di che tu fuori. abbia comunque anche il tuo lavoro, quindi Esatto, devi stare sì. dietro a quello, però è Sì. bello che tu sei colui che insomma riesci a far Sì. venire questa orchestra da queste parti. Sì. E poi abbiamo detto che effettivamente queste grandi orchestre sono un po' come le squadre di calcio, no? Nel senso che ci sono persone che hanno fondato quelle squadre, poi dopo persone che non ci sono più, però l'orchestra o la squadra continua con nuovi Continuo, elementi fino ad arrivare agli attuali, sì, Nicola Nicola, ed Elena, che Elena, sono un po' i sì, pilastri. sono i pilastri loro, ma dopo c'è per esempio Gabriele Falchini, che è la chitarra, che è molti anni che suona, diciamo, lui è l'unico più anziano della band, Sì, è più anziano. io li ho conosciuti qualche tempo fa, l'anno scorso al Piazzale, se non sbaglio, Sì. e ho avuto modo di scambiare due parole con loro. Sono persone effettivamente molto, molto disponibili, Sì, sono persone. disponibilità 100 per 1000 per 1000, Sì, sono diciamo, persone ecco. deliziose, questa è una cosa molto Sì. importante. Noi adesso li vediamo, seguiamo un loro brano tratto, se non sbaglio, proprio dall'ultimo disco, però tu già qualche novità ce la stai per dare subito dopo questa canzone. Prego. Solo su Radio C1, le migliori orchestre con Liscio Video Mix.
racconti a nessuno. Ed in cambio di un po' di allegria, quanti giorni di malinconia, fino a quando così all'improvviso l'amore mi illumina. Innamorarsi è la cosa più bella, tra le sue braccia ti senti una stella, trasformando in stupenda realtà un sogno impossibile. Col desiderio di averlo vicino, anche solo sfiorarsi ti fa sentire importante. Solo per farsi un po' compagnia, ma non è con un'altra bugia che schiuderò il cuore. E capisco ogni giorno di più che precipito sempre più giù, fino a quando così all'improvviso l'amore mi braccia ti senti una stella, trasformando in stupenda realtà un sogno impossibile. Innamorarsi e svegliarsi al mattino col desiderio di averlo vicino, anche solo sfiorarsi ti fa sentire importante. Questa è Innamorarsi, brano tratto dall'ultimo disco, credo, disponibile dell'Orchestra Castellina Pace. Volume 45. Volume 45. Tra l'altro noi dovremmo avere proprio il disco, vero, che ci hanno regalato loro, autografato, con l'autografo di Elena, da qualche parte. Elena che interpreta questa canzone molto bene, anche molto bello il video. Dicevamo, un'orchestra che comunque suona abbastanza spesso da queste parti, insomma, cioè, ne fa di date, è presente, ci sono già date fatte che anche volevi ricordare. Sì, Camillo. Sono date fatte quest'estate, per esempio, a Casoli, anzi, saluto i miei fan, anche quelli di Casoli, che quest'estate siamo stati giù, ci siamo divertiti. Immagino, insomma. Assai, saluto, e abbiamo fatto le date insieme al Divina, abbiamo fatto al Dollo, al Divina Gold. L'anno scorso, diciamo, del 2011, sì, poco passato. Della stagione appena passata, poi diciamo quello che ho fatto io di mia, diciamo, di, sì, quelle che sono che le, ho gestito io. Sì. Invece quest'anno abbiamo iniziato, siamo adesso il 14 di gennaio al MoMA. Al MoMA, a Colle Corvino. Esatto, sì. Tra l'altro il MoMA è una bellissima struttura, insomma, molto bellissima, ben fatta, ben allestita, sì. Quindi anche lì avremo forse anche delle riprese, magari, insomma, che se loro ci daranno anche la possibilità di farle, anche fare qualche ripresina, qualche montaggio da proporre. Sicuramente. Però, questo non significa che i nostri amici non debbano andare al MoMA, appunto, a vederli dal vivo, perché lì, ballando, essendo proprio sul posto, lì si può anche apprezzare quanto siano bravi, quanto ci sappiano fare, insomma. E altre cose che vuoi ricordare di questa orchestra, insomma? Adesso a febbraio uscirà il volume esatto di questo. Uscirà il volume 46,
46 già hai qualche Top anticipazione? Secret il nome, però è un brano già si può sentire, si può ascoltare, Billy Texano. Billy Texano, Billy Texano. ma è già disponibile? Disponibile È un'anticipazione, è diciamo. un'anticipazione, diciamo, come so, hanno fatto le riprese nella casa discografica, quindi hanno lanciato questo country, diciamo, questa musica country, Billy Texano, bellissimo brano orecchiabile, molto Quindi io, simpatico, mentre ecco. nel vecchio disco, vecchio, insomma, il disco nel 45, insomma, c'era anche questo rifarsi un po' ai ritmi, alle pizziche, Sì, eccetera, ma ecco, esatto, la queste cose. pizzica, Pizzica esatto. Dance è stato un grandissimo successo, qui Anzi, non. loro quando lo avevano fatto erano scettici, diciamo, i ragazzi, però la Elena, lei ha detto ci punto Ci perché punto. sicuro questo farà successo. Infatti è stato molto richiesto questo brano qui da noi e immagino anche dalle altre parti. Billy Texano invece apre questa, come dire, questa cosa un po' più americana, Più più. americana, diciamo, apre questo 46, volume 46, che adesso si può, diciamo, se va su YouTube, magari si può Ah, già poi. ascoltare questo brano bellissimo, Benissimo, poi magari orecchiabile. lo cerchiamo. Allora, Camillo, io ti ringrazio per questa tua, insomma, per questa Grazie tua visita, i nostri microfoni, telecamere, la nostra porta è sempre aperta per te e per tutti gli amici di Radio a te. Grazie, grazie. Ciuno. Ricordiamo, però, invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a questa bellissima data di sabato tra 2 settimane, quindi con calma adesso, dopo che Sì, ci sì. riprendiamo Dai postumi delle. dai po questi postumi del Capodanno e del Natale, si torna a ballare e a fare anche, insomma, un po' di moto, mi sembra giusto, visto che, Sì. insomma, bisognerà pure scendere dopo le feste, si tornerà pertanto al MOMA di Colle Corvino per la grande serata con l'orchestra Castellina Pasi. Chi può, magari se vogliono contattarmi al mio numero, Sì, posso se vuoi lasciarlo a chi te lo puoi anche lasciare qui da noi. vuole, chi magari vuole questa orchestra che Certo. Tu non ti preoccupare, tanto i nostri amici magari quando vorranno chiameranno noi e poi vi metteremo in contatto, insomma. Perfetto, quindi lascerò il numero a voi allora. Ok, Lascialo a noi, stai coperto. Va bene. grazie, Grazie a grazie a voi. Camillo, al nostro. Saluto tutti i miei fan dell'Abruzzo, della mia zona, tutti i fan di Castellina Pasi. Ciao a tutti i fan, adesso ancora musica. Noi ci vediamo a Castellina Pasi live dal Divina Gold. Dal Divina Gold. Prego, prego, prego. Su Radio C1, C1 Live. Le più belle orchestre dal vivo. La voce di Elena e i grandi successi dell'orchestra Castellina Pasi.
orchestra Castellina Pasi. Le belle melodie del passato, una bugia per i nostri amici. Questa qui la dedichiamo a tutti gli amici di Radio C1. Un bacione grandissimo da parte nostra. Lunghi silenzi che scendono nel cuore, dolci ricordi se ascolto il carillon, speranze vive di rivederti qui al più presto, perché senza di te io mi sento morire. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, un vecchio proverbio, più vecchio del mondo, mi vuole ingannare. Difatti succede che se non ci sei tu, un grande sconforto assale, capisco d'amarti di più. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, sono soltanto parole. Luna, 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 tu sabes que la quiero. Luna, 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 si se su amor me muero. Luna, 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 tu sabes que la quiero. Club si balla con i grandi successi dalla voce di Max. La luna e tu. In una noche de luna con ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento tu paso sonda la dulzura. Con esa brisa tan suave y caricia tu cabello, siento mi pecho golpeando el amor que ha legado de gris.